Il 1° luglio Filippo Arri si è laureato portando una tesi sul patrimonio librario della Scuola di Musica di Castellamonte. In che cosa consiste questo patrimonio? Sì, si tratta di un progetto iniziato 2 anni fa, un progetto partito dalla Soprintendenza ai beni librari, appoggiato dall'Istituto per i beni musicali del Piemonte. L'archivista Filippo Arri di San Giorgio per 2 anni è venuto tutte le mattine nella Casa della Musica di Castellamonte per fare l'inventario, la catalogazione e per preservare e salvare il nostro patrimonio musicale, soprattutto una raccolta di quasi 2000 spartiti tra manoscritti e pubblicazioni musicali conservate all'interno della nostra Casa della Musica. Adesso abbiamo realizzato una biblioteca storica, consultabile, accessibile, con tutti i crismi di una biblioteca. Quando è iniziata la raccolta? Quando è che la Casa della Musica ha iniziato a raccogliere gli spartiti? Ma è una cosa che è iniziata da sempre, nel senso che costantemente tutti gli spartiti, una volta non c'erano i computer, quindi venivano manualmente scritti, arrangiati magari dai maestri e comunque alcune pubblicazioni venivano acquistate. Questi spartiti negli anni erano stati conservati per fortuna all'interno di armadi o comunque all'interno della Casa della Musica e non sono andati persi. Questo progetto ha fatto sì che venissero proprio catalogati e quindi è un patrimonio che non va perso, viene conservato e potrà essere consultato e utilizzato nel futuro. Può essere preservato perché ogni spartito è stato inserito dentro una cartellina apposita di carta non acida, proprio per garantire una durata nel tempo a questi preziosi manoscritti. Un'altra particolarità è quella del libro d'oro, in che cosa consiste? Sì, il libro d'oro è una tradizione iniziata tantissimi anni fa, quindi a ogni concerto, a ogni esibizione di artista che viene all'interno della Casa della Musica o di Castellamonte, c'è sempre stato un pittore o comunque un artista che disegnava sui libri d'oro una locandina che poi veniva firmata dall'artista stesso.